Ciao Max, prima di tutto grazie di essere qui con noi. Per me in particolare è veramente un piacere averti qui perché tutta la tua carriera artistica ha accompagnato la mia vita, quindi per me oltre che essere veramente un piacere averti qui dal punto di vista generale, è un piacere personale. Parliamo un attimo di te, perché tu sei veramente una persona eclettica, quindi sei un musicista, sei un produttore, sei uno sperimentatore, ma volevamo proprio chiederti chi sei, come ti vedi? Ma nelle varie sfaccettature che mi hanno portato poi dentro la musica, come tecnico del suono, come compositore, come chitarrista, come produttore, paroliere, ho sempre cercato di rispondere all'idea, ad un'idea artistica. Senza nessuna forma di nostalgia, rimango attaccato, per dirlo con le parole di una canzone di Fossati, a non tradire la mia giovinezza. Sapere da te che fai così tante cose, che cos'è, che come vedi la creatività, è per me una cosa estremamente interessante. Ma esistono dei fattori come il talento, che sono molto più diffusi di quanto non si immagini. Però in certi momenti e soprattutto in certi luoghi questo talento è diventato un fattore collettivo che ha lasciato il segno, che ha proprio anche in qualche modo marchiato quei luoghi in quel momento storico. E questa cosa è riferibile a un contesto culturale. Il contesto culturale, per quanto riguarda insomma, la creatività in genere, che poi è anche alimentata dal fatto che le varie discipline entrino in contatto fra di loro, amplificando la loro potenzialità espressiva. Se andiamo poi a vedere e mettiamo una lente di ingrandimento a certe fasi storiche e in certi luoghi precisi, scopriamo che esiste una costellazione di luoghi precisi che tendono a favorire proprio questo incontro, questo incrocio, che riesce in qualche modo a moltiplicare in modo esponenziale le capacità espressive, il talento proprio dei singoli protagonisti. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, sono molto affezionato alla stagione che questa città ha vissuto sulle rive del fiume con i Murazzi, no? Al di là del fatto che fossero degli anni, che è bello ricordare con una certa vena nostalgica, ma comunque la nostalgia non mi appartiene. ti sei anche sposato tu da Giancarlo, esatto, quindi sì. Insomma. Ho fatto il secondo matrimonio la mattina con Ciotti e la sera con Giancarlo. È interessante il discorso che facevi rispetto al contesto in cui la creatività si può poi sviluppare e le motivazioni che poi portano la creatività a svilupparsi. Ad oggi l'Italia, secondo te, in che situazione è? Poi noi viviamo Torino, che è una realtà sempre, che è stata anche laboratorio di tante idee creative in qualsiasi campo, quindi sia tecnologico che artistico, eccetera. Quindi come vedi oggi la situazione? Vedo che esiste sempre una vivacità che in qualche modo si autoalimenta sotterraneamente e che poi a un certo punto lancia una sfida a quello che è insomma, il contesto, a quelli che sono i canali, a quelle che sono le ostruzioni, e in alcuni casi riesce anche un po' a vincerla questa sfida, perché che piacciono o non piacciono esteticamente alcuni protagonisti, però c'è una rivoluzione generazionale della musica in atto. Ed è fatta da protagonisti, da musicisti che hanno incominciato a scrivere delle canzoni, in qualche modo a orientare i codici della propria estetica in una direzione che era un po' anche un modo di salire su un ring, ed evidentemente se oggi le loro canzoni passano più dei protagonisti della musica, diciamo anche della musica pop, insomma del passato, è perché questa sfida in qualche modo l'hanno vinta. Alcuni di questi, in minima parte, solo alcuni di questi in minima parte, fuoriescono dal contenitore dei talent, quindi fanno un percorso diciamo più lineare. I più significativi sono cresciuti sotterraneamente, si sono creati i propri codici, hanno imparato a fare musica imparando e disimparando come si deve fare, e oggi incarnano, sono veramente in qualche modo i punti di riferimento di intere generazioni. Dal mio punto di vista, alcuni di questi artisti hanno il talento sufficiente a superare anche poi la stagionalità
di certe, insomma, di certe forme più estetiche. Altri che sono forse meno artisti in questo momento sono più imprenditori, li vedo un po' meno capaci di affrontare il lungo periodo. Però tutto questo non lo vedo supportato da un contesto culturale che in qualche modo invogli, che sia capace di accelerare, di dare dei nuovi strumenti, dei nuovi canali. In Italia in qualche modo la musica passa attraverso tanti canali che sembrano un po' sempre lo stesso canale, fondamentalmente, che hanno delle esigenze che tutto sommato non sono così centrate sulla musica. La musica in qualche modo è un po' sempre un sottofondo, sempre un tessuto sonoro da inserire fra uno spot e l'altro, fra un contenuto Certo. di altro genere. Non esiste un canale televisivo seriamente votato ad approfondire la musica. Esistono canali televisivi per la cucina, per la storia, per la religione, per qualsiasi cosa, ma non È per la vero. musica. È E vero. questa cosa, per certi versi, è un po', in qualche modo tende a sacrificare un po' quello che è il talento di un paese nel quale viviamo, che è sempre comunque trova il modo di uscire, però fra troppe difficoltà. Andrebbero create delle coordinate di un contesto culturale un po' più incoraggiante, un po' più capace di valorizzare il talento che c'è, che esiste, anche oggi.